In questo disegno è rappresentato l'effetto punta, detto anche il potere delle punte. C'è un conduttore metallico di forma appuntita che è stato caricato con una certa quantità di carica positiva che si è depositata sulla sua superficie, non all'interno. Infatti all'interno non c'è densità di carica elettrica, ρ interna uguale a 0. La carica è tutta in superficie, lo sappiamo, è l'effetto pelle, perché le cariche tendono ad allontanarsi il più possibile le une dalle altre perché si respingono queste cariche positive. Sappiamo anche che dentro non c'è campo elettrico ed è l'effetto di schermo elettrostatico. Inoltre sappiamo che il campo elettrico, appena fuori della superficie del conduttore e superficie, è rivolto sempre perpendicolarmente alla superficie stessa, come vediamo in questo disegno, e il suo valore è proporzionale alla densità di carica superficiale in quel punto, cioè qua per esempio. L'effetto punta consiste nel fatto che le cariche elettriche tendono ad addensarsi sulle punte. Intuitivamente si capisce, perché le cariche elettriche dello stesso segno si respingono le une con le altre, quindi molte cariche elettriche rimangono intrappolate qui all'interno dove è la punta. Quindi sulla punta c'è una maggiore densità superficiale di carica elettrica, sigma. Perciò davanti alla punta c'è anche un campo elettrico proporzionale a sigma che è più intenso. Quindi le punte hanno un potere ionizzante rispetto, per esempio, all'area circostante, proprio grazie a questo campo elettrico molto intenso di fronte alla punta. Questo è il potere delle punte, la possibilità, per esempio, di ionizzare l'aria grazie all'intenso campo elettrico.